Il traduttore, come lo immaginavamo fino a poco tempo fa, non esiste più. Dunque, soltanto chi è consapevole di questa cosa può già da adesso formarsi verso le nuove professioni della traduzione. Quando parlo di nuove professioni della traduzione, mi vengono in mente, ad esempio, i transcreators, oppure gli esperti di pre-editing e di post-editing, i revisori di bozze, gli editors, quindi i revisori di traduzione, e anche la figura del cosiddetto localizzatore. Non vi è oggi traduzione che non sia anche adattata dal punto di vista culturale. Anche il project manager, ovviamente, non c'è un progetto, non esiste un progetto di traduzione importante che non sia coordinato da un project manager. Dunque, dietro ad ogni importante lavoro di traduzione lavora oggi un'equipe di traduttori, ognuno con la sua specializzazione. Di questo noi siamo consapevoli e questo noi ci impegniamo a trasmettere ai nostri studenti.